quando queste rifide la testa della medusa e con le gocce del sangue di medusa cadendo nell'acqua si pietrificano e lì nasce, diciamo, la forma del corallo pietrificato. Invece per i cristiani è un simbolo di Cristo, come sangue, come passione. Questo rosso intenso mi ha sempre appassionato. Infatti qui nel periodo della fine degli anni 70, mio padre, che era un pescatore di corallo, è stato qua a Trapani il boom del corallo. Mio padre si trovò, diciamo, a pescare il corallo. Allora si pescava con l'ingegno, che era diciamo un asse di ferro lungo 15 metri con dei rezzinelli, loro lo calavano, diciamo, nel mare e strascicavano purtroppo tutto quello che c'era sul fondo marino. Quando arriva questo ingegno portavano chili e chili di corallo. Infatti fra la fine del 79 e 80 c'è stato proprio il boom del corallo rosso, proprio l'oro rosso per eccellenza. E io allora avevo circa 14 anni e io ho fatto liceo artistico, sempre appassionato, diciamo, tutto quello che è la manualità. Ho vissuto, sono nata proprio a contatto col mare, proprio vicino al mare. E mio padre, essendo pescatore, portava del corallo anche a casa. E io, con 13 anni, volevo fare, insomma, già volevo incidere e capire, insomma, come si poteva lavorare al corallo. Però, diciamo, da autodidatta, perché non sapevo quali erano gli attrezzi giusti per la lavorazione. Quindi, nell'85, dopo che mi sono diplomata, ho voluto partecipare a un corso sulla lavorazione del corallo che ho fatto nel 85-87. Io ho conosciuto mio marito e abbiamo iniziato tutte e due la lavorazione del corallo e abbiamo iniziato a fare i primi lavori. Quello che vi voglio far vedere è questo ramo di corallo, un ramo di corallo con nome scientifico è Corallium rubrum. Nasce solo nel Mediterraneo questo tipo di corallo, ha una durezza pari a 3,8 come durezza, quindi è abbastanza duro nella lavorazione. E diciamo la passione nasce anche dalla conformazione dei rami di corallo. Più è contorto il corallo, più mi appassiona nel guardarlo, nel vedere quello che potrebbe uscire fuori, per la creatività che uno per esempio può avere dentro, anche la fantasia. E non sono mai io a decidere di cosa fare del corallo, ma è il corallo che mi suggerisce un po' la forma. Se vedete per esempio questo ramo di corallo, ma se io inizio a girarlo, dalla parte sto iniziando a fare un viso, che potrebbe essere anche una sirena, o delle braccia, la testa. Se accoppiamo questo ramo di corallo, lasciato così naturale, a quest'altro rametto, ecco che esce fuori, diciamo così. Io qui devo fare il corpo della sirena, di una sirena, il viso della donna, queste braccia che frutta, diciamo, nel mare, poi verrà fatto con un piedistallo, quindi a creare anche la forma del ramo di corallo lasciato così in naturale. Questo è un cespuglio. Ecco, se noi lo rimettiamo al contrario, tutto sopra, il mito della donna. Donna, diciamo, corallo si trasforma in una metamorfosi, diventa, non è finito il pezzo in corallo, dove c'è questo braccio che viene avviluppato dal corallo, questa donna che vuole uscire fuori dal corallo, da imprigionata, e poi questa sarà la base, che è in cristallo di rocca, in modo da creare una cromatismo, diciamo, diverso dal rosso al bianco, verrà inserita sopra questa base. Il braccio mancante, questo braccio di corallo nero, che poi si trasforma, qui ci sono delle sembianze di un uomo, altre braccia, e devo inserire una testa in corallo. Nella storia il corallo è stato sempre lavorato soprattutto dagli uomini, come quasi tutti i lavori, io penso. Però nella lavorazione del corallo, specialmente nella bucatura, e precisamente a Torre del Greco a Napoli, e anche qui a Trapani,
il lavoro della bucatura era solo esclusivamente lavoro delle donne. E quindi questo è, insomma, abbastanza fondamentale per noi donne che lavoriamo ancora, lo credo che siano in pochi, però la passione che dà questo lavoro è una cosa che va oltre poi, diciamo, il sesso, che può essere maschile e femminile. Ecco, io ho intrapreso questa professione anche con l'aiuto di mio marito, cioè abbiamo iniziato tutte e due assieme. Ecco. E, ognuno fa delle cose diverse, oppure facciamo tutte e due lo stesso progetto, quindi diciamo ci accomuniamo, ecco, è un connubio fra me e mio marito. Questo ciondolo che vedete è un ciondolo che ha fatto mio marito, è in corallo, è in oro, e la sorpresa è che girandolo diventa in argento e oro. Ma la parte principale, diciamo, ecco, la sto girando, è la lavorazione del corallo, che oltre alla lavorazione che ha fatto mio marito, mi ha regalato, è un qualcosa di, che a me, insomma, ha un senso molto forte, molto moderno, perché rappresenta l'utero materno con due bambini, due gemelli, perché io abbiamo due bambini, due gemelli. E quindi quando loro sono nati mio marito ha voluto fare questo lavoro. Molte persone mi dicono: ma donna, come hai intrapreso questa attività? Non ci ho pensato minimamente, ecco, io ho sempre nutrito questa passione e andare anche al di là, ecco, di essere donna, ecco, considero più la persona umana, ecco, la persona come corpo e vita, ecco. Però quando c'è passione io penso che tutti i gradini si saltano e si va avanti, ecco, per l'obiettivo finale è l'amore verso questa materia. Non esiste né uomo né donna, esiste solo la persona e basta. La nostra è una città di mare, quindi viviamo a mare. Estate e inverno, gli aspetti del mare, i venti, i colori, e dal punto di vista, da questo lato della città, che è di fronte al porto di Trapani, questa meravigliosa realtà naturale che mette a contatto mare come fonte di vita, salina come fonte di economia, economia antica, che si spera diventare economia moderna, trascurata da più di 50 anni, grazie al grande amore, diciamo la verità, dei miei familiari, soprattutto mio marito e mio figlio, abbiamo cercato di riattivare il sale, riattivare le bellezze della natura, anche grazie al grande aiuto che ci ha dato il Mondueto come riserva naturale delle saline di Trapani e Paciuca. Ci hanno permesso di realizzare questi lavori e di riportare a vita questa realtà. Non so se voi già avete visto, ma abbiamo di nuovo gli aironi, che sono la parte vitale della bellezza delle saline. E questo è quanto. Non è il mio mestiere, non è il mio lavoro, perché io sono un medico, quindi ho già tante cose da fare, però siccome amo la vita in tutte le sue espressioni e quindi anche la natura, abbiamo impegnato la maggior parte delle nostre forze economiche facendoci aiutare anche dall'economia locale per riattivare questo angolo di mondo meraviglioso. E io spero di produrre più vita e più economia che posso, quindi tutto quello che nasce è nel cuore delle donne, è specifico, cioè la donna è fatta per far nascere, no? Nascere idee, nascere progetti, nascere futuro, nascere futuro anche come progetto uomo del domani, questo è il progetto uomo del domani, turismo, produzione dei sali, ritornando all'antica con le cose moderne, semplicemente questo. Obiettivamente nel campo della salina lavora l'uomo, però grazie allo sbocco del turismo noi abbiamo attivato moltissime donne
donne che ci hanno aiutato allo sviluppo e alla pubblicizzazione, lingua, perché giustamente abbiamo una ragazza che parla l'inglese e quindi facilita i rapporti con il turismo, e le guide sono donne, e quindi abbiamo sviluppato la parte creativa e femminile nella salina. Il curato è un uomo, ma servono anche le braccia. Perfetto. Allora, l'amore lo porta la donna, l'idea la porta la donna, la parte economica, la parte organizzativa, obiettivamente c'è necessità di un uomo anche per i tempi. La nostra salina è una salina di... è formata da due saline, una piccolina e una più grande. La piccolina c'ha 11 caselle, la grande ne ha 22, insomma un massimo di 33 caselle salanti, considerando che ogni casella salante, per quantizzare, è 1600 metri quadrati, quindi una misura immensa. Se noi la guardiamo qua sembra piccolina, ma 1600 metri quadrati, considerando che una casa odierna è di 100 metri, sono 16 case grandi, quindi abbiamo la quantità della misura. La produzione delle salanti si spera essere circa 3.500 tonnellate per la grande, 1.500 per la piccola. Quindi lavoro. Questo è produzione reale, lavoro. E poi il turismo. Il turismo per vedere queste parti bellissime. Noi sappiamo che le nostre parti d'Italia hanno pochissime e riescono a pubblicizzare, fare cose grandiose. Noi invece abbiamo un mare di saline, un mare di sale, un porto bellissimo, un mare pulitissimo. Non siamo riusciti ancora a concretizzare, quindi adesso da questo momento, che è già da un po', perché il WWF, il comune di Paceco ha preso a cuore questa realtà particolare proprio per riattivare l'antico, infatti l'obiettivo è realizzare la raccolta del sale in modo tradizionale. Stiamo posizionando, grazie anche all'autorizzazione della provincia di Trapani, un antico schifazzo. E lo schifazzo è la barca che serviva per caricare il sale, perché questa è un'isola, quindi veniva portato dall'isola al porto, quindi solo tramite mare. Si cerca di riportare, cioè proprio di far sorgere, risorgere tutto l'antico. Quindi con l'aiuto di tanti, però, da sola non è possibile. Io sono nata, come stavo dicendo, c'è San Leone, e sin da piccola sono stata buttata là. Io raccoglievo conchiglie e mia madre me le buttava, io le raccoglievo e me le buttava, poi ho scoperto che si potevano nascondere e ho cominciato così. Nascondi oggi, nascondi domani, e ad un certo punto mi sono trovata con un'enormità di conchiglie alla quale dovevo dare un nome. Il problema di reperire i libri era molto difficile, fino a quando... E tramite elenchi telefonici, telefonate alla SIP, ho cominciato a trovare qualche indirizzo di case editrici che pubblicavano volumi su conchiglie. E così ho cominciato anche la mia collezione di volumi che ha un valore. Questi sono tutti fossili, questi di qua. E sono occhi di Santa Lucia. E poi occhi dell'altro tipo di astrea, queste rotonde, non è occhio di Santa Lucia, è l'opercolo dell'altro tipo di astrea, che non è ovale come l'occhio di Santa Lucia, ma è rotondo e piccolino. E questi sono tutti rigenerati, tutti, guarda questo qua quando fa, com'è, questo è... Questo magari più di 2000 anni. Sono tutti uno per uno. Ci ho passato un sacco di tempo per pulirli, perché sono molto delicati e bisogna saperli trattare in maniera adeguata. Cioè, i cannolicchi sono un denominatore di pulizia del mare. Queste sono tutte le portofoglie, prese da me. E allora, quando ho fatto l'ultimo workshop sui poliplacofora, io ho invitato scienziati da tutto il mondo
tra cui uno scienziato che era giapponese. Questo tizio, prima di andarsene, mi ha scolpito su questa pietra di mare un chitone, e qua ci ha messo 2001, tu, Vanna e Pietro, e le iniziali, Hiroshi Saito. Ora, se per me questo non è un onore, che cos'è? Cioè, vedi, questo pezzo di pietra per me è sacro, per gli altri sarà insignificante, ma per me ha un valore enorme, incommensurabile. Il verme è questo, cioè il verme, chiamiamolo verme, il mollusco, è questo qua, che oramai è mummificato. E questo è la conchiglia. Conchiglia, si chiamano polipi placofori perché sono molluschi a placche. Questo è un seme di uva trovato in una delle anfore ritrovate qua sotto dove c'è la nave unica. È stato trovato da me questo, e quindi sta a denotare che quelle erano vasi che trasportavano vino. E quando tocco questo è una sensazione che nessuno può capire. Queste sono le micro del Mediterraneo, parte, ma ce ne sono ancora di più piccole. Queste sono la fine del mondo. Due gamberetti fossili di 2000 anni fa, uno è 3 mm e mezzo e uno è 5 mm e mezzo. Un giorno, qua a Portopalo, parlando con una mia, una collezione di conchiglie meravigliosa. Allora, con questo amico mio abbiamo organizzato una mostra. Ora ti faccio vedere un ramoscello di corallo che mi ha regalato un mio carissimo amico quando ho inaugurato la mostra, e questo ramoscello di corallo viene dallo stretto di Messina. Io per ora sono disperata, povera e pazza, perché non posso andare a mare. È dal 97 che non riesco più a fare ricerca. Se io sento qualche cosa e sono in grado di poterlo trasmettere a qualcuno, la cosa è diversa, perché si accoppia la passione alla trasmissione. Allora, c'erano delle donne una volta, che erano delle guerriere, straordinarie donne, del mondo antico, che fecero una scelta straordinaria, quella di usare il corpo per cambiare il proprio destino, per liberarsi dalle schiavitù degli uomini che le avevano preso in ostaggio. Si ribellarono, si tagliarono un seno per combattere meglio e vinsero questa grande battaglia, che appunto fu di grande scommessa, quello di usare il corpo come strumento di cambiamento del destino e non come oggetto qualunque, ma non come oggetto vendibile, come oggi la cultura purtroppo ci insegna. E per noi sono un grande punto di riferimento per parlare di noi stesse oggi, nel 2010, per capire i nostri problemi e per cambiare anche il nostro destino. E noi siamo qui al Centro Amazzone, è appunto il centro che si riferisce alle guerriere del nostro passato, perché la motivazione nasce da un tema femminile che è importante, che è appunto il cancro al seno. È un'esperienza particolare che, oltre a essere un'esperienza di dolore, di sofferenza, non solo per le donne che lo vivono, ma per tutte quelle che stanno intorno alla paziente, è un'esperienza straordinaria proprio perché mette al centro il tema del corpo, lo guarda sotto altri punti di vista
che non sono soltanto la medicina, che non sono soltanto la psicologia, ma sono altri punti di vista che attengono proprio al linguaggio dell'arte, al linguaggio del teatro e appunto del mito. Nelle nostre riflessioni intorno al corpo, che è sempre clandestino comunque la mettiamo, è maggiormente clandestino quando una donna è operata di tumore al seno, perché tende a chiudersi, tende a sentirsi minorata, tende a guardare la propria amputazione come un difetto, come impossibilità di sentirsi ancora donna e quindi di sentirsi anche madre, di sentirsi anche nutrice. Noi abbiamo dato uno sguardo intorno, abbiamo dato uno sguardo alle coste, all'altra costa, alla costa dall'altro lato, e abbiamo realizzato un progetto che mettesse insieme l'aspetto letterario, l'aspetto fotografico, l'aspetto teatrale, in cui mettiamo, diciamo, insieme il viaggio delle donne siciliane verso il proprio sogno di andare oltre e il viaggio delle donne africane con il proprio sogno di venire in Europa e cambiare il proprio destino. Abbiamo realizzato un laboratorio sull'acqua e nell'acqua, così chiamato, sulle coste di Vergine Maria, la periferia di Palermo, dove abbiamo letto l'acqua come elemento fondamentale, elemento unificatore della nostra esistenza. L'acqua come elemento in cui noi possiamo tornare a rigenerarci, a purificarci, a riprendere quel passo, diciamo, creativo, quel passo umano che a un certo punto ci viene a mancare. Insomma, l'acqua, il mare, a un certo punto entrano nella nostra attività come una sorta di grande cavallone benefico, come un grande ristoro che ci attraversa l'anima e il corpo e ci porta a tuffarci appunto sulle acque di Vergine Maria. Quando ha conosciuto suo marito? Ma 13 anni, ma ho conosciuto sempre perché eravamo cugine e poi ci siamo sposati. E che lavoro fa suo marito? Mio marito è sempre pescatore, se non ci ammaliamo sempre quella vita. Quindi, perché per noi è una passione, non la prendiamo come lavoro che ci appesantisce. La mattina ci alziamo quando il tempo è buono e si esce senza avere problemi. Ma lei quanti anni ha? Io 72 in aprile. Complimenti, è andata sempre a pescare? No, 20 anni che vado a pescare perché non si poteva andare, che non c'era la regola di uscire in barca, ci volevano il documento e non c'era quella legge. Poi quando l'ho sentito mi sono messa in regola. Ho il diploma come motorista e mi sono presentata quando è stato il giorno e sono andata a fare gli esami in piscina, a nuoto e a mare nella barca, a remare. E sono stata ammessa. Ma sapeva nuotare? Ma qua mi sono imparata. A 52 anni, no, mai mi facevo il bagno così, ma mai mi veniva di nuotare. Facevo, ma come nuotano? Come rimangono a galla? Intanto quella, per essere proprio che avevo quella passione, se no mi devo imparare da sola, senza aiuto di nessuno, e così sono in regola a mare e posso, potevo andare quando volevo, sempre, ogni giorno, perché non si può sentare la persona che è imbarcata, perché c'è la fotografia, c'è tutto. Ah, quindi suo marito non può uscire senza di me, dobbiamo rimanere a terra, né io e nemmeno lui può. Ah. Nessuno deve uscire la barca per come siamo. E che tipo di pesca fate? Peschiamo un po' con il falanghero, quello con gli ame, si mette l'esca pesante e si può pescare qualche cosa. Ma è la cosa che non va, che non è sempre il periodo di pescare con il falanghero. Oggi si pesca, domani no. E peschiamo con le nassette. Abbiamo pescato sempre con la rete, ma siccome qua porto non ce n'è,
buttando l'atleta la mattina non si può uscire e l'atleta finisce perché poi c'è mareggiate e abbiamo pensato di andare con le nassette perché rimangono a mare e poi quando ci andiamo le ritirate, le ritiriamo e le buttiamo di nuovo, mettiamo l'esca. E le, queste nasse chi le fa? Le comprate? No, le fa mio marito, di plastica, perché prima le facevano di giunco, ora quello non è prima di tutti che non ne portano più. E poi è un tipo di coso che finisce subito, nemmeno in estate si fa perché il mare lo distrugge. Invece la plastica dura, l'inverno è la giusta. Ho capito. E che tipo le di ripara? Pesca? E murene, bronchi, polpi e qualche pesce sarachetto, qualche poco di viole, ma poco viole perché qua già no, sono comprati. Che questa attività può continuare dopo, quando con i giovani? No, perché? La pesca è diminuita. Per quantità? Un giovane no, secondo me non può vivere a mare perché c'è l'inverno, è pesante, ha 6 mesi che non andiamo a mare, qualche giorno così che fa? Non può vivere? Se fosse ogni giorno, dice 10 euro oggi, 10 domani, ma così no. Quindi perché le spese ci sono. Uscendo con la barca c'è la naftada e poi come ci dicevo c'è il contributo e cose, si devono pagare, pure che non va a mare. Quindi chi vuole rispettare le regole ha difficoltà di vivere solo di pesca? Sì. E i suoi figli? I miei figli non ci vanno proprio. Non amano il mare? Amano il mare, ma se non so, se non c'è quel tipo di lavoro che guadagna, uno fa il professore. E questo di qua viene a mare, ci va per ora perché non ha uno un lavoro fisso, ma come ha un lavoro fisso non ci va più. Certo. Ma lei si è alzata sempre presto nella sua vita? La mattina alle 8, io quando non andavo a mare alle 8, i miei figli andavano a scuola, mio marito alza perché la scuola perdono, non ti preoccupare che ci penso io. Ora, che ora quando mi devo alzare mi alzo, mio marito si alza, dice dobbiamo andare a mare e mi alzo, non è che voglio essere, perché so che mi devo alzare, non dovevo andare a mare, io facevo le cose giuste. Certo, con i suoi tempi. Con i miei comodi. Ma lei non si stanca mai di andare a mare? Ma non mi stanco mai di andare a mare, nemmeno di lavorare. Io come mi alzo fino alla sera sempre all'impiede. Ci sono persone qua davanti, questa signora, dico, ma come fa? Ma perché? Tutte le persone lo dicono, come fa? È la forza. E poi non soffro di niente.